Il DPCM del 26 aprile del 2020 ha portato delle importanti novità anche per quanto riguarda i bambini, anche loro coinvolti nella cosiddetta fase 2. E vediamo un po' di che si tratta queste novità. Innanzitutto riaprono i parchi e le ville, i giardini, con però sempre le aree attrezzate per i giochi chiuse ai bambini. Che cosa significa? Significa che i bambini possono fare una passeggiata all'aria aperta, sempre accompagnati da un adulto, da mamma o papà o da comunque un adulto che stia con loro. L'importante è che mantengano quello che si chiama il distanziamento sociale, ovvero non deve essere un'occasione per poter giocare con gli altri bambini. È ancora troppo presto, potrebbe essere pericoloso per loro. Un'altra novità importante è che si può fare un po' di attività motoria o attività sportiva anche un po' più distanziati rispetto a casa, anche oltre i 200 metri da casa, e quindi via libera una bella biciclettata, sempre però con la compagnia di mamma e papà o di un adulto che deve supervisionare sui bambini. E anche per i bambini ricorre l'importanza di utilizzare la mascherina sopra i 6 anni proprio per evitare la diffusione dei germi del coronavirus. E un'ultima, ma non ultima, importante novità è che finalmente si possono trovare all'interno della regione i propri cari, quindi si potrà fare, sempre che le condizioni di salute lo permettono, un abbraccio forte forte ai nonni oppure un saluto ai cuginetti.